Da Radio Circuito 29, l'appuntamento dalla parte dei consumatori. Cari consumatori, oggi entriamo nel mondo della finanza e delle banche in modo particolare. Allora, quanti di voi, magari sfogliando anche le pagine dei quotidiani, hanno letto o sentito parlare dei cosiddetti derivati, dei cosiddetti subordinati o subordinate? Ma come possiamo difenderci alla luce anche di molti casi che sono venuti alla ribalta per le vicende bancarie dei mesi scorsi? Il tutto ci sarà spiegato nel migliore dei modi, come sempre, dal presidente di Deciba ed è Gaetano Villeneuve. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci aiuti un po' a capire come funziona e come ci possiamo in qualche maniera, se possibile, difenderci. Certo, è assolutamente possibile ed è... Lo spiegheremo in modo più semplice possibile, anche perché in questi ultimi mesi si parla spesso di obbligazioni subordinate, bond, discorso di Banca Etruria piuttosto che Banco di Ferrara, eccetera, eccetera. Tutte queste banche che si sono trovate in difficoltà e le conseguenze le hanno pagate per l'appunto gli investitori. Che cosa è successo? Hanno venduto queste obbligazioni, che solitamente l'obbligazione è un investimento che non è ad alto rischio, però hanno inventato questo strumento che si chiama obbligazione subordinata e cerchiamo di dirlo in una parola molto semplice, è una speciale categoria di rimborso dove nel caso la banca fosse in difficoltà va a estrarre il denaro dagli investitori. Ed è per quello che si chiama obbligazione subordinata, perché è subordinata all'andamento di chi lo emette. Ovviamente, dov'è che è la truffa, io direi proprio una vera e propria truffa, anche perché poi adesso i giudici stanno sentenziando assolutamente quello che è la ragione dell'utente, sì. Perché una persona che non è ovviamente un professionista del settore, che vuole fare semplicemente un investimento senza rischiare troppo, gli viene venduto dalla banca questa tipologia di prodotto, che però appunto è subordinata, che scusate ma c'è un po' di raffreddore. Mari di stagione, niente di che. Prego. Che nello specifico andiamo anche a capire come si chiamano, perché magari tantissime persone hanno comprato questo prodotto e non sanno neanche il nome, si chiamano Tier 1, Upper Tier 2, Lower Tier 2 o Tier 3, ok? Sì. Se avete fatto un investimento con scritto obbligazione subordinata con questi nomi, dovete sapere che questa tipologia di investimento è ad alto rischio. Quindi vuol dire che se la banca fa un buon lavoro, quindi fa dei buoni investimenti e non perde denaro, voi prenderete dei soldi. In caso contrario, se la banca fa qualcosa che non va, i responsabili siete anche voi. Ah, ecco. E questa è una cosa un po' paradossale, poi infatti sì. Anche a giudizio gli stessi giudici dichiarano che una persona che fa l'agricoltore non può capire determinati argomenti perché non è un addetto ai lavori. Ed è per quello che è successo poi tutta la perdita di denaro con Banca Etruria, certo. Eccetera, eccetera. Allora, come possiamo difenderci? Perché il tempo scarseggia. Certo, allora la modalità è molto semplice, basta rivolgersi a una persona competente del settore e richiedere alla banca tutto il rimborso dei soldi che sono stati persi, quindi si apre una transazione e dopodiché se la transazione non basta allora atto di citazione e causa. E un invito, e concludo, di non accettare il 20% del valore delle vostre azioni subordinate, perché adesso le banche stanno facendo questo tipo di proposta, certo. Che non è assolutamente conveniente. Ok, allora chi volesse maggiori informazioni, tutte le coordinate per raggiungere Deciba. Sì, www.deciba.it e sicuramente daremo tutte le informazioni del caso. Gaetano Villeneuve è presidente di Deciba, grazie, buon lavoro. Buona giornata.